Ciao ragazzi, bentornati su Reparto Corse TV. In tanti video abbiamo parlato degli airbox sportivi in carbonio e in questo video nello specifico vorrei parlare un attimo dell'installazione. Quindi prendiamo in considerazione un airbox sportivo universale, perché per non tutti i modelli di auto ce ne sono di specifici. Nell'80% dei casi la scelta ricade su un airbox universale, quindi da adattare al proprio modello di auto. Delle volte è molto semplice, altre volte è un po' più complesso perché magari non c'è abbastanza spazio o perché il misuratore massa aria o comunque la parte a cui collegarci è di una forma particolare, quindi non cilindrica, magari è rettangolare, ovale. Quindi in questi casi conviene magari, ecco, farsi guidare prima dell'acquisto. In tutti gli altri casi può essere anche decisamente semplice. Qui vi darò delle linee guida generali. In sintesi, cosa si fa? L'airbox è un qualcosa di questo tipo. C'è il tubo, c'è la scatola filtro con il filtro all'interno, naturalmente. Ci sono delle riduzioni, tipo questa, con magari diverse misure. E poi ci possono essere delle fascette o delle staffe per mantenere il filtro, per fissarlo meglio. Sono accessori universali. In linea di massima noi cosa facciamo? Dobbiamo rimuovere la scatola filtro di serie e quello che c'è, scusate, prima della scatola filtro, ovvero di un'eventuale tubazione che porta l'aria alla scatola. Quindi togliamo questa tubazione, togliamo la scatola e rimaniamo in pratica con quello che c'è dopo la scatola. Noi ci andremo a raccordare esattamente lì. Un'installazione molto semplice prevede che dopo la scatola ci sia il misuratore massa aria, che è rigido, e noi ci andiamo a collegare con questo direttamente sul misuratore o sul tubo attaccato al misuratore. Quindi colleghiamo il filtro e con questo peschiamo l'aria fresca. Niente di più semplice. Naturalmente ci possono essere tante complicazioni. Ad esempio, la parte dove noi ci dobbiamo andare a collegare è di un diametro diverso e quindi possiamo aiutarci con riduzioni che sono già presenti nel kit, oppure possiamo acquistarne altre o dal negozio di ricambi sportivi, oppure se non disponibile, tipo se avete acquistato l'articolo online e nel vostro paese, nella vostra città non c'è un negozio che venda queste cose, anche magari un'autofficina piuttosto che un negozio di ferramenta. Si tratta in pratica di cercare dei tubi o dei raccordi in plastica che portino il diametro da una certa misura a un'altra misura, più piccola o più grande. Possono essere necessari altri tubi, oppure può essere necessario tagliare questo tubo e magari utilizzarne una parte per collegare il misuratore massa aria al nostro filtro e un'altra parte per andare a pescare aria fresca. Quindi, quando ci sono complicazioni, possiamo aver necessità di altri raccordi e altri tubi per spostare il filtro o semplicemente per poterlo collegare. E se avete bisogno di consigli specifici, potete naturalmente contattarci e vi invito nel frattempo a vedere tutti i nostri social, magari iscrivervi, e li trovate tutti qui. Vi invito anche a guardare il nostro sito repartocorsestore.it, sicuramente vi piacerà. A presto, ciao ciao!